Da oggi cittadini e turisti potranno percorrere la Nastro d'Argento, la strada che collega il centro di Sant'Agnello con i colli di Fontanelle e con la Nastro Azzurro, la strada dei sogni che congiunge Sorrento e Positano, in maggiore sicurezza. Dopo alcuni giorni di collaudo, infatti, da stanotte è partita in via definitiva la pubblica illuminazione realizzata dalla città metropolitana lungo tutti i 2,5 chilometri dell'arteria, 72 pali a LED per 76 punti luce, con un investimento di 250.000 euro, un impianto atteso dalla comunità, specie da quando la crescita del borgo di Fontanelle e quella esponenziale del turismo in generale hanno fatto aumentare i flussi di traffico, sia pedonale che dei veicoli a 2 e 4 ruote. L'impianto sarà consegnato insieme con la stessa strada, per la quale la città metropolitana sta reperendo i fondi per rifare il manto d'asfalto, al comune di Sant'Agnello. Sicuramente è un'opera molto importante perché questa strada collega il borgo di Traselle con la frazione di Colle di Fontanelle, che è una frazione di più di 1.000 abitanti, e poi da questa strada si va anche a Sant'Agata, a Massa Lobrenza, quindi è una strada molto trafficata e di notte senza l'illuminazione era qualcosa di molto pericoloso. Ringrazio la città metropolitana, l'ingegnere Sarno, il consigliere Cacciapuoti, che con grande solerzia e impegno ha fatto sì che questa opera si potesse realizzare il più presto possibile. Trattandosi di luoghi di grande pregio paesaggistico, la città metropolitana ha osservato delle precise prescrizioni. È un impianto che ha previsto l'autorizzazione della sovrintendenza. Oltre alla tipologia del palo e del corpo illuminante, nonché del LED, anche l'ubicazione dei pali, che sono stati previsti tutti lato monte, quindi in lato opposto al panorama per chi sale o per chi scende, per evitare appunto l'impatto col panorama del palo che poteva interferire appunto con la vista del mare. Non solo panorama ma anche sicurezza, i pali infatti sono stati previsti per un fatto di sicurezza e della viabilità tutti all'interno dei muri di confine, sono stati fatti i lavori di scavo e di taglio dei muri e di ripristino, quindi un lavoro abbastanza complicato. Il primo risultato ottenuto sicuramente è quello di mettere in sicurezza un'arteria fondamentale per il comune di Sant'Agnello ma per tutta l'area dei Monti Lattari e della penisola sorrentina. Noi in meno di un anno siamo riusciti a consegnare un'opera strategica fondamentale che qualifica l'attività del comune, del sindaco Pier Giorgio Sacristani, a cui vanno anche i miei complimenti per come mantiene il suo comune, ma soprattutto per la città metropolitana e l'area tecnica, perché raggiungono degli obiettivi importanti in così poco tempo. Un ringraziamento a tutta l'assise metropolitana per aver creduto nel progetto e al sindaco De Magistris che ha consentito il finanziamento di un'opera, ripeto, qualificante e funzionale per l'area della penisola sorrentina. Area della penisola sorrentina a cui la città metropolitana dedica molta attenzione. Oltre alle strade, anche interventi di rifacimento degli arenili e di messa in sicurezza dei costoni. Per consentire la fruizione di questo incredibile patrimonio, unico al mondo, a tutti nella massima sicurezza.